cari amici followers, un papa evidentemente ancora molto passionale, il più grande ricchione della storia, Re B, e una giovine ai primi amori, hanno organizzato il più catastrofico degli incidenti, finalizzato al mio silenzio. Perché? Perché, ahimè, ormai risulta lampante che in tutti e due i mondi l'intelligenza è andata smarrita. Tant'è che girerebbero addirittura due fogli, praticamente identici, con le stesse firme, firme importanti, anche del Presidente degli Stati Uniti. Tranquilli, non è lui, è solo un clone. L'originale è sepolto a Sète, probabilmente perché era un vero democratico. Ad ogni modo, su uno di questi fogli si firma per la mia incolumità. Sull'altro si firma per la mia paralisi. In questo stato di schizofrenia fa male, fa molto male ascoltare la voce della verità che impietosamente descrive il più delirante dei sistemi, la più assurda delle società. Perché proprio nella cittadina di Sète? Perché, come ho già detto e disegnato, la cittadina di Sète nascondeva il più grande segreto della storia, quell'immenso cimitero criogenico dove sono conservati gli umani, quelli fatti sparire dalla mafia perché onesti e quelli fatti sparire dalla chiesa perché etero. Comprenderete ora che per nascondere un segreto simile siano nel tempo ricorsi più o meno a tutti i mezzi illeciti possibili, così che la cittadina di Sète si è gradualmente trasformata nel centro dell'inferno. Lì ci sono tutte le mafie esistenti, fiumi di droga, arsenali, riciclaggio delle banche vaticane. Non so se avete presenti quelle bravissime persone della IOR. Insomma, qualsiasi attività si possa annoverare sotto la voce criminalità. Nonché ci troviamo sul bellissimo pianeta Sa, regno del Re B, famoso per aver sparato in faccia alla giustizia. Tant'è che nel 2011, quando consegnai la mia denuncia alla Corte dell'Aia, poi addirittura uccisero i giudici. Ora traete voi le conclusioni del segreto che ho portato a galla. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi.